L'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano credo sia stato il primo in Italia ad introdurre con un consiglio del 16 gennaio 2008 il servizio antiriciclaggio. Successivamente, nel maggio del 2008, è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine anche il regolamento del servizio antiriciclaggio. Ricordiamo che la normativa antiriciclaggio è stata istituita ed è entrata soprattutto in vigore il 29 dicembre del 2006. Conseguentemente, da subito l'Ordine ha capito l'importanza della normativa e l'importanza di dotare l'Ordine e soprattutto i colleghi, gli iscritti, di un adeguato supporto al fine della corretta applicazione della stessa. Il regolamento antiriciclaggio è ovviamente complesso del regolamento del servizio. Quello che mi preme sottolineare in questa presentazione è l'assoluta garanzia per i colleghi di un'assistenza continuativa del responsabile del servizio antiriciclaggio e, in caso di sua assenza, del delegato o di altri soggetti della Commissione. Il responsabile del servizio antiriciclaggio ha delle caratteristiche molto particolari previste dal regolamento, dove la più importante è sicuramente l'aver maturato un'esperienza pluriennale nell'ambito del diritto penale e dell'economia. In quest'ottica, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano ha nominato il dottor Gian Gaetano Bellavia Gianni per gli amici, quale responsabile del servizio antiriciclaggio del nostro ordine, che ringrazio particolarmente. E passerei adesso la parola al collega Bellavia per illustrarci le attività formative istituite dalla Commissione. Grazie. In tema di segnalazioni negli enti competenti, l'Ordine di Milano avrebbe avuto piacere di poter consentire ai colleghi di usufruire dell'Ordine per la segnalazione. L'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano ha scritto nel novembre del 2009 al Consiglio nazionale una lunga lettera e una lunga comunicazione spiegando le motivazioni per il quale, per questa richiesta. Purtroppo il Consiglio nazionale non ha ritenuto opportuno chiedere al legislatore di svolgere la funzione di veicolo della segnalazione delle operazioni sospette. E questo a me in particolare, quale delegato, mi spiace moltissimo perché io ritengo che un collega abbia piacere di avere la possibilità, non certo l'obbligo, in caso di necessità, di effettuare la segnalazione non in prima persona, ma tramite il proprio consiglio locale. Quindi, per quello che si potrà ancora fare, certamente la Commissione si adopererà per cercare di raggiungere questo obiettivo che al momento è impossibile. Gli ordini professionali per realizzare al minimo, ma al meglio, quello che il collega Gianni Bellavia ha sintetizzato, che è la necessità e i bisogni dei colleghi, ha bisogno di personale qualificato, formato, di risorse, anche economiche. Questa è una normativa molto importante, socialmente molto rilevante, noiosa, fastidiosa, antipatica, ingombrante, ma certamente fondamentale, non ultimo, anche per, credo, concretamente contribuire alla comprensione che la nostra attività professionale è svolta veramente nell'interesse della collettività. Io ringrazio tutti i componenti della Commissione che hanno consentito di fare questo grandissimo lavoro partendo da zero, perché nessuno di noi aveva basi di nessuna natura dal punto di vista penale. Soprattutto i colleghi che si sono adoperati per la realizzazione dei convegni e delle ODC News con le quali appunto inauguriamo questo New Deal informatico. Grazie ancora e a presto.